17 novembre 1973, gli studenti del Politecnico di Atene insorgono contro il regime militare in Grecia. La manifestazione, repressa nel sangue, segna l'inizio della fine per il regime dei colonnelli. Pochi giorni dopo, Papadopoulos, che aveva guidato il colpo di Stato nel 1967, verrà messo da parte dalla stessa giunta militare e sostituito, come primo ministro, da Dimitros Ioannidis, il capo della temuta polizia militare. La coraggiosa ribellione al regime dittatoriale è oggi celebrata in Grecia con la festa nazionale.